Bentornati, bentornati ad Accordi e Disaccordi, grande Marco Travaglio, ma adesso un altro grande ospite. Un altro grande ospite, è l'unica leader di un partito in Italia, il partito è Fratelli d'Italia, tra l'altro in grande ascesa, grande consenso, è con noi Giorgia Meloni. Evviva! Da tanto che non vedevo Scanzi. Tantissimo, sì, ma ci vedevamo da tanto tempo. La scena riferita ieri sera 8:30 dove sono volate scintille, ma siamo saremo entrambi molto più calmi e tranquilli, almeno credo. Allora, onorevole Meloni, Luca diceva giustamente che Fratelli d'Italia gode di ottima salute, sta salendo ed è uno dei poche forze politiche. La critica che si potrebbe fare è, ok, la Meloni esulta, però i numeri rimangono importanti ma non importantissimi, perché c'è una Lega verso il 30%, voi state al 4, al 5, al 6, c'è ancora una certa discrepanza. C'è ancora una certa discrepanza, ovviamente c'è anche un alto margine di crescita. Non era facile crescere nella posizione in cui siamo, perché vede Scanzi, la Lega va benissimo, per carità, però diciamo la presenza mediatica, l'attenzione di cui può godere grazie al ruolo della vicepresidenza del Consiglio, del Ministro degli Interni, insomma, è enorme, obiettivamente è più facile crescere così. Governare in teoria, soprattutto nel breve termine, noi dobbiamo ricordare che questo governo non ha neanche un anno di vita, quindi in teoria è ancora in quella che si definisce la luna di miele con gli italiani, che poi con gli italiani dura sempre abbastanza poco, ma c'è. E quindi la Lega ci ha messo pochissimo per arrivare dal 17 al 34%, raddoppiare il suo consenso. Molto più difficile è dalla posizione di chi si deve guadagnare ogni singola riga che viene scritta, ogni singolo minuto di presenza, e chi aveva tra l'altro una posizione particolare, perché vede, quando noi abbiamo scelto di non entrare nel governo, ma neanche di fare l'opposizione per dire fa schifo tutto quello che fate, ma di dire ok, vi diamo credito. Lei ricorderà che il governo è nato anche grazie a noi, tra virgolette. Ricordo bene. Vediamo credito. Votiamo quello che però è compatibile con il nostro programma, perché gli italiani ci hanno votato per questo, e non votiamo quello che non è compatibile. Non era una posizione facile. No. Molti hanno detto che sarebbe stata la nostra tomba, che saremmo per questo morti. E anche un po' fagocitati sui temi, magari, con la Lega, perché i temi non sono così dissimili. Però io le chiedo un'altra cosa. Certo. Dopo lo straordinario successo in Basilicata, che ha seguito le altre regioni, Salvini ha subito puntualizzato: non credo più nelle forme del passato, nel centrodestra. Voi stessi, lei, sul Corriere della Sera stamattina, ha detto: vogliamo diventare la seconda gamba del centrodestra. Quindi gliela faccio diretta e le chiedo, visto che lei è una donna molto franca, di non girarci troppo intorno. Berlusconi, fine? Credo che dipenda dagli italiani alle prossime europee. Io non faccio mistero, voglio dire, di credere in un centrodestra diverso, nuovo per il futuro, e di lavorare perché noi si riesca a essere il secondo movimento del centrodestra senza insieme Berlusconi. Alla Lega. Questo, ripeto, bisogna fare i conti anche con i dati degli italiani. Io diciamo sfido Berlusconi, sfido Forza Italia alle prossime elezioni europee. I modelli che abbiamo di presenza in Europa sono diversi, le elezioni europee tra noi sono quelle che dividono di più. Io in Europa ci vado a cambiare tutto. E Forza Italia, sappiamo, insomma, meno, è stata in maggioranza insomma, in questi anni. E chiedo agli italiani di dirmi qual è il modello che sembra più rappresentativo, e il giorno dopo valuterò. Però, ma io le chiedo un'altra cosa, ultra ottantenne Berlusconi. Guarda, io me ne sono andata dal PDL 10 anni lei? No, questo per carità dipende sempre dagli italiani, da Forza Italia, non parlo di un leader di un altro partito, e non faccio neanche l'opinionista, insomma non mi compete dirlo. A me compete dire che io sto provando a costruire un altro modello, e poi in democrazia funziona il consenso. Io per carità auguro il meglio a Berlusconi come uomo, come soggetto politico, sono leader di un altro partito, competo anche con Forza Italia, come competo con la Lega per altri versi, come competo con tutti i partiti. Con la Lega ci sono maggiori affinità di quante oggi non ce ne siano con Forza Italia, però poi alla fine faccio i conti sempre con la democrazia, perché ovviamente, io rispetto del voto degli italiani. Speriamo che gli italiani scelgano Fratelli d'Italia e che dicano che vogliono un centrodestra diverso, dove c'è sicuramente una Lega forte, ma una Fratelli d'Italia altrettanto forte e capace di incidere. Perché hai questo sguardo, Sonny? C'hai un video? Perché so che tu vuoi introdurre un tema che già ieri Tanta paura. Ah, ok, quindi vuoi già andare a quello? Allora, va bene, volentieri. Le vorrei parlare, onorevole Meloni, di un tema di cui mai abbiamo dibattuto, cioè il congresso di Verona. No, a parte battute, le vorrei far vedere questa copertina, così tocchiamo questo argomento e questo congresso che ci sarà da venerdì a domenica. Il congresso mondiale per le famiglie quest'anno si terrà dal 29 al 31 marzo a Verona.
ma sono già nate tante polemiche per le posizioni antiabortiste e contro le famiglie gay. Per i partecipanti, infatti, la famiglia naturale uomo-donna sembra essere l'unica possibile per una società moralmente responsabile. Matteo Salvini ci sarà, ma il premier Conte ha negato il patrocinio. Le pongo di nuovo questa domanda: perché Giorgia Meloni va a quel congresso di Verona così divisivo, dove la donna, almeno per conto di alcuni relatori, non è esattamente vista come ruolo e come persona e come figura emancipata? Perché non credo che sia quello che si dice nel congresso di Verona, francamente. Mi pare che quello che si sta raccontando su questo congresso, e si sta raccontando come se fosse una specie di covo di mostri, di animali, di retrogradi, sia una fotografia abbastanza distante dalla realtà. Del resto, purtroppo, già da tempo, lo devo dire, mi pare che ci sia proprio un'aggressione ogni volta che si tenta di dire delle cose che io considero assolutamente di buon senso. Ho detto ieri e ripeto oggi che non faccio queste battaglie per adesione confessionale. Io non faccio niente per adesione confessionale. Ho il mio rapporto con Dio, credo in Dio, ma la politica è un'altra cosa. Io faccio queste battaglie per laico buon senso. A me, quando si fanno delle domande, mi si devono dare delle risposte credibili ai problemi. Allora, in Italia ci sono una serie di problemi che riguardano il tema della famiglia, che, delle quali non si può più parlare perché la famiglia naturale fondata sul matrimonio è diventata un tabù. E chiunque cerchi di dire che rimane l'ancoraggio necessario della società diventa un mostro da combattere. E anche il tema del congresso della famiglia. Lei capisce, Scanzi, che per me, che sono l'unico segretario di un partito donna politico in Italia, a dire che voglio stare a casa a stirare o che voglio che le donne siano a casa a stirare è un po' forte. Io voglio l'esatto contrario. E vado al congresso della famiglia a parlare di tutto quello che lo Stato italiano non ha fatto e non fa, e devo dire neanche questo governo. Sono contenta che ci siano esponenti del governo, perché così ne ci parliamo. Saranno, certo, Salvini, ce ne sono Bussetti, alcuni, Fontana. Ce ne sono alcuni, perfetto, di tutto quello che lo Stato italiano non fa per consentire a una donna nel 2019 di non dover ancora scegliere tra essere madre e avere un posto di lavoro. E glielo dico io, che, come ricorderà, che sono una privilegiata della società italiana, io sono un parlamentare, sono una persona che si può permettere un sacco di cose, e quando rimasi incinta, lei lo ricorda, non ricordo bene, qualcuno disse: ma dove ti candidi sindaco, stai a casa. Per cui, ma le difficile posizioni credere... più estreme, io le chiedo, questo è legittimo, ma sì, le posizioni più estreme che sono state espresse in questi giorni contro l'aborto, contro i gay, lei criticherà le posizioni più estreme? Ma guardi, a me non risulta che ci siano delle posizioni estreme, bisogna capirsi di che cosa parliamo. Io non penso che nessuno voglia in Italia abolire la legge 194. Chiaro, io non questo voglio sì abolire la legge. È chiaro, beh, non voglio Fontana, abolire. Il ministro Fontana fa parte, no, del comitato, ministro, che lo vorrebbe abolire. Allora, no, nessuno in Italia vuole abolire la legge 194. Siamo seri. Nessuno ha mai proposto di abolire la legge su 194. Su lei sono sicuro, su Fontana un po' meno. Però ma di me è stato detto, per esempio, di me è stato detto che io volevo limitare l'auto del diritto. Per questo dico: domande intelligenti, risposte sensate. A me è stato detto diverse volte nella mia vita politica che io volevo limitare il diritto all'autodeterminazione delle donne perché ho chiesto di trovare strumenti alternativi all'aborto. Cioè, in Italia ci sono donne che abortiscono perché non hanno scelta, perché hanno paura, perché sono sole, perché non hanno i soldi. Poiché l'aborto è una cosa molto drammatica per una, certo, donna, certo, e voglio dire, anche sul tema del nascituro, io non me lo dimentico che la prima cosa che ho visto di mia figlia è il cuore che batteva, ok? Quindi, insomma, diciamo, sono temi che vanno toccati un po' in punta di piedi. Se io posso evitare che una donna sia costretta ad abortire, lo voglio fare. Ma quando io, per esempio, ho detto: possiamo aiutare economicamente le donne che scelgono di portare a termine la gravidanza anche se hanno mille difficoltà, poi lo possono dare in adozione, il bambino possono fare... Vuoi limitare il diritto all'autodeterminazione delle donne? No, l'autodeterminazione delle donne non c'è oggi, quando le donne sono costrette a fare una scelta, e molte lo sono perché non hanno alternative. Beh, io di questo però voglio parlare. Beh, però se lei lo dice, le diranno che io sono contro l'aborto. La 194 garantisce l'autodeterminazione, perché la donna sceglie. Certo, ma la legge 194, guardi, che è una legge fatta benissimo. Sì, il problema tocca, è che non c'è tutta una parte, non si tocca, c'è perfetto tutta una parte della legge 194 che non viene applicata, che è la parte migliore, che è la parte della prevenzione. Ci dicono che la legge 194 è una legge che ha funzionato, scusi, e poi lei mi fa la sua domanda, che è una legge che ha funzionato perché gli aborti sono diminuiti dal 78 ad oggi. Ma scusate, no, con la tecnologia che abbiamo oggi, con le risposte che abbiamo oggi, con l'intelligenza che abbiamo oggi, con i metodi anticoncezionali che abbiamo oggi, ma l'aborto in Italia non dovrebbe esserci proprio più. Senta, e invece sapete che cosa accade? Scusate, fatemi dire solo questo, che quando le cose, diciamo, sulle cose non si fa la giusta attenzione, si arriva a delle derive che sono assolutamente folli. Nello stato di New York hanno appena legalizzato l'aborto fino al nono mese. Negli Stati Uniti esisteva una cosa che si chiama aborto a nascita parziale, una cosa che poi fu bandita da Bush, ai tempi di Bush,
Praticamente, prima che il bambino, quando il bambino nasceva, si tirava fuori solo il corpo, si schiacciava la testa. Vabbè, perché se lo tiri fuori, un omicidio se lo lasci dentro. No, io le faccio una domanda. Attenzione, mi questa curiosità, onorevole. Ma perché sempre dal centrodestra arriva, diciamo, queste prese di posizione, dove nel centrodestra, cioè, il minimo una tre famiglie, voglio dire, Casini era il manifesto della famiglia due mogli, Salvini va al congresso della famiglia tradizionale e ha il figlio con una prima donna, un figlio con una seconda, che è tutto legittimo, ma perché il centrodestra si fa proprie queste battaglie e poi non riesce a essere coerente negli atti? Guardi, lei è stato più carino, diciamo, di ieri, quando anche a me è stato detto fai tanto, poi c'hai un figlio fuori dal matrimonio. Ma ragazzi, ma che c'entra? Cioè, è la dimostrazione che uno non ha un approccio confessionale. Io sono anche per la valorizzazione delle famiglie numerose, ho fatto un figlio, quindi non posso parlare di valorizzare famiglie numerose. Io non mi sono sposata, sono consapevole che ho, diciamo, meno privilegi di quelli che lo Stato giustamente riconosce alla famiglia naturale fondata sul matrimonio, e poi vediamo perché lo Stato riconosce un favore alle famiglie, alla famiglia naturale fondata sul matrimonio. Non pretendo di avere gli stessi privilegi di chi si sposa, perché nella mia idea di società, alle mie scelte corrispondono, diciamo così, delle reazioni, delle conseguenze. Quello che a me non piace è che io voglio fare delle scelte e pretendere che le conseguenze siano innaturali o sbagliate. È questo che io sostengo. Poi, mi sono sposata, perché mi sono sposata, rientra nella mia sfera privata, esattamente come i casi di quelli che si sono divorziati, non vuol dire certe battaglie, che uno non debba difendere famiglie sulla famiglia tradizionale, è un po' contro. Ma non vuol dire che non vada incentivato. Come sei tendenzioso. Non vuol dire che è proprio sbagliato il principio. Io non faccio battaglie su quello che mi riguarda, sa cosa si dice spesso? Sì. Che in televisione le parole siano scritte sull'acqua, perché vanno di corsa. Però adesso abbiamo un ospite che è una grande scrittrice, che è Barbara Alberti, che ci dirà il suo pensiero sulla questione dell'aborto. Barbara Alberti. Gli antiabortisti dicono che l'aborto è un delitto. Hanno ragione. Questo noi donne lo sappiamo bene. Sono loro che non lo sanno. L'aborto è il più paradossale dei suicidi. La madre uccide sé. Le donne chiedono di potere abortire, ma nessuna donna vuole abortire. Le donne hanno in abominio l'aborto più della Chiesa. Solo noi sappiamo quanto ci costa e chiediamo questo tragico diritto, sperando di non doverlo adoperare mai, ben sapendo che non c'è un lutto più atroce. Una leggenda vuole che le donne abortiscano con leggerezza, così, una passeggiata. È una delle calunnie più crudeli. Ma lo sapete voi quando scopri che aspetti un figlio? Sono cose ovvie, ma pare che non le sappiate. Io ne ho avuti due. Il primo a 20 anni, non ci pensavo nemmeno. Però una volta che c'è. Cioè è in te, sei tu. E l'immaginazione parte e non si ferma più. Il bambino è già lì, appena lo sai è già lì. Ti parla, esiste. C'è questo mistero, no, che capita a tutte, però quando capita a te pare la prima volta nel mondo. Che nel tuo corpo c'è un altro, che però sei tu. E dai la vita in piccolo come fa Dio. Beh, io provavo una soddisfazione da albero, e poi quei 9 mesi non passano mai, perché è questa curiosità che lo vuoi vedere. E ci vuole una ragione davvero estrema, una grande impossibilità per decidere di no, per rinunciare all'unica cosa che ci riscatta dalla morte. E questo in cambio di un rimorso che ti assalirà sempre. Non tutte siamo forti. E a volte le condizioni sono disperate. Solo noi sappiamo quanto sia orribile farsi tomba invece che culla. Noi sappiamo che quella rinuncia ci perseguiterà fino alla fine. Non si guarisce dall'aborto. Nessuna donna vuole abortire. Noi ci assumiamo questo delitto per non commettere un altro. Fare un figlio che non si vuole. Soltanto il Papa Bergoglio, ci ha teso la mano, quando ha riconosciuto
il peso che noi portiamo dall'inizio del mondo e quando ha parlato della tragedia dell'aborto come una tragedia anche delle donne. Ed è la prima volta, perché la Chiesa ha sempre saputo che la donna è la chiave di ogni potere, e perché produce la vita. Se ci ha rinchiuse, bruciate, atterrite, tenute nell'ignoranza, è perché siamo davvero pericolose. Avete paura di noi? Non abbastanza. La nostra libertà è terribile e comportava fin dall'inizio questo insindacabile arbitrio, e che un giorno dicessimo: la vita è affar nostro, nessuno può mettersi fra noi e il figlio che abbiamo concepito. Non è giusto, è un fatto. Onorevole, grazie Barbara Alberto. Queste sono parole pesanti, come si dice. Come le commenta? Ma guardi, sono d'accordo su quasi tutto quello che ho sentito, nel senso che sono d'accordo sul fatto che no, a me non è mai capitato, quindi insomma chiaramente uno parla di cose che non ha vissuto in prima persona. Ma sono d'accordo da madre sul fatto che penso che la scelta dell'aborto sia una scelta dalla quale poi non ti liberi. Però è oggetto di quello che sto dicendo. Non è vero che, secondo me, che di questo le donne sono consapevoli prima di farlo sempre. Proprio perché la società ha detto: no, vabbè, ma tanto le brutte c'è l'aborto, come l'ha venduta come se fosse una cosa facile. E tante donne, quando poi ci si sono trovate, quando lo hanno fatto, illegali c'erano, sì, prima della legge. Sì, ma lei mi fa delle domande come se io volessi abolire la legge 194. Invece io lo sto dicendo che la legge 194 sto contraddicendo il fatto che la legge aiuti, ma prima lo facevano lo stesso. Sì, certo, lo facevano lo stesso, e questo è il motivo per cui è servita la legge. Quello che io sto dicendo è che sono passati 40 anni, che secondo me, diciamo, si può fare meglio, si può fare di più. Si può impedire che tante donne arrivino a quella scelta perché non sono state adeguatamente informate, sostenute, formate, perché non si è fatta adeguata prevenzione prima. E per noi questo fatto di dover dire: ma no, l'aborto come se fosse una cosa facile, la R486, cioè la pillola abortiva, quasi come se fosse facile, vabbè dai, ma ti prendi la pillola. Non è così per una donna, non è così, e non te le liberi, per cui se si evitasse di arrivarci in molti casi, e si può fare, sarebbe molto meglio. Siamo un punto chiusura, di vista molto chiaro. Sì, no, siamo in chiusura, però io vorrei chiedere invece all'onorevole Meloni, le vorrei far vedere una frase che lei si è vista piovere addosso attraverso Twitter da uno dei suoi avversari politici. Chiederei alla regia che me la mandasse, questa frase. L'autore, ecco, quando lei ha letto il tweet di Carlo Calenda, che proprio partendo da un suo scontro, da una sua critica al Movimento 5 Stelle, che a sua volta criticava quel congresso di Verona, l'ha definita una sorta di versione burina del Ku Klux Klan, lei cosa ha pensato e cosa risponde oggi a Calenda? Lo ha già fatto su Twitter, ma vorrei che lo facesse adesso in televisione. Guardi, sulla vicenda del Ku Klux Klan lo sto querelando, perché mi sono stufata. Così. Perché mi sono stufata, cioè io sono una persona che può non essere condivisa, può... Però mi sono stufata del fatto che, non so se perché sono di destra, se perché sono una donna, non lo so, cioè verso di me ci si prendono delle libertà proprio anche dialettiche che io non mi prendo verso gli altri. Sono una persona abituata a argomentare le sue tesi. È l'attacco che più le ha dato fastidio, ne ha ricevuti altri analogamente fastidiosi anche sull'aspetto, come so, sul lessico, sul fisico. Su questo del fascismo, del nazismo, del Ku Klux Klan, e lo sappiamo, però insomma, se poi qualcuno mi argomenta anche di che cosa stiamo parlando, perché potrei dare qualche lezione di democrazia per le mie battaglie fatte in questo paese. Però lei ha anche detto: ma attaccano anche sul fatto, e poi mi dà fastidio da morire questo fatto del burina, che è tipico di una sinistra radical chic che vive nei suoi bei salotti, porta borse di Montezemolo. Esempio Calenda, anche qualcos'altro? Ma insomma, ce ne sono decine, ci sono quotidiani, c'è la Repubblica che mi chiama, definisce un giorno sì e l'altro no, la regina di Coattonia. La Asia Argento fu famosa perché appena avevo partorito disse, invece, mi fece una foto in un ristorante e disse: la schiena lardosa dei di recente c'è stato Oliviero Toscani che mi ha detto che, che sono brutta e ritardata, e poi voglio dire Sabina Guzzanti la salviamo perché quella è satira. Anche no, ma guardi, io ho 8 imitatrici, la satira mi piace. L'insulto gratuito, certo. No, è una buona notizia, perché significa che di te nel merito hanno poco da dire, e quindi devono dire che sei un cesso, che sei una cozza, di me poi i manifesti, che Photoshop i manifesti, è un classico. Buona notizia, vuol dire che si ha poco da dire sulla politica, mi si deve dire che sono una cozza. Bene. Sarò una cozza, ma non chiedo i voti sull'aspetto fisico. Grazie, grazie onorevole Meloni. Grazie, buonasera. Onorevole. Buonasera. E noi siamo giunti al termine.